da dire il vecchio. Eccolo qua. Mi ha anticipato. Stiamo andando a trovare il vecchio. Ma chi è che parla? Venivamo qui ogni estate con i bambini. C'era il campeggio. Potevi pescare e lasciarti la città alle spalle. Non si vive molto a contatto con la natura a Portland. Eravamo qui quando i nostri amici hanno iniziato ad ammalarsi. All'inizio sembrava una fortuna. Dov'è? Poi hanno cominciato ad arrivare i prof. Questo è qua sotto. Erano migliaia. Vabbè. Quando abbiamo capito cosa stava succedendo. Anyway. Era troppo tardi. Io lo so che era troppo tardi, che te lo dico. In un uomo, se avanzi nella storia ti saranno temporaneamente percorso dalla regina nord. Ci siamo rimessi in marcia, viaggiando di campo in campo. Ok. Che significa ti saranno precluse le zone a nord? Vabbè, cazzo ci devo andare a fare a nord? Missioni secondarie, pif! Ecco per il cazzo. Ah, vecchio, fa una cosa con il passo di Tilsen. Una volta una mi ha detto non ti ho detto niente, vattene, non posso aiutarti, dico. Disegnami almeno una mappa. Dopo tutto quello che hai fatto. Dopo tutto quello che ho. Parliamo di quello che hai fatto tu, eh? Shermaskem, quella va via fatto. Da qui, no, lasciami in pace. Pensa se potessi cancellare tutto, non rimedieresti. Quando messo sarà su quell'elicottero mi sentivo sollevato. Ti sembra forse possibile? Ero sollevato. Mike, è con questo che convivo. E quindi stai inseguendo un fantasma? Credi forse che trovare tua moglie, sempre che sia viva, ti farà sentire meglio? Ti riscatterà? Non Beh, so se la trova provarci. Viva, sì. Cioè, per cose. Penso che sia quello il nucleo di tutto. No? Che sanno che stiamo a fa'? Ma se lo faccio... Se adesso ti mostro la strada oltre il passo, non torni indietro. Ok? Devi promettermelo. Non torni indietro. Capito. Merda, ora mi tocca parlarne con Boozer. Dove cazzo si esce da sto posto di merda? E qua. E quindi le regioni a nord che mi sono precluse, quali sono? Anyway. Posso lanciarmi? Ma chi se ne frega, lanciati. Ciapala. Prima di proseguire, l'incontro con Boozer porterà un avanzamento alla storia bloccando temporaneamente l'accesso a Lost Lake durante il suo viaggio a sud con Iron Mike. Consegna le ultime taglie e fa visita ai venditori prima di parlare con Boozer. Ma chi se ne frega, posto così. Quindi sarà una cosa importante. Porca merda. Lo scorso inverno eravamo a Farewell Ridge. Circondati da furiosi. A lavorare, migliaia, a lavorare. Sta senza fine. Me lo ricordo. E io continuavo a pensare che tutti quanti noi, uomini, donne e bambini, siamo senza una casa. Non siamo altro che profughi. Già, il mondo è loro adesso. Sopravvivremo. È la nostra specialità. Ma sopravvivere non è vita. Sai, Jack diceva sempre, non conta quando parti o dove non vuoi arrivare. Non mi ricordo arrivare. Chi sia questo Jack a parte il cane. Sapere come tornare a casa. Però va bene, uguale. Sai, non abbiamo più parlato del perché indossiamo i simboli della banda ancora adesso in questo inferno. Stronzate del genere non contano più ormai. Già, è l'abitudine. Gli ultimi due mongrel figli di Farewell. Sì, i Biker Boys, i randagi più cazzuti di tutta la strada morta. Parola santa. Sì, forse siamo diventati una specie di brand. Lo
Possiamo essere di tutto, ma non siamo mai stati, un brand. Quando siamo partiti da Farewell, senza Sara, senza Jack o nessun altro... Ma il cane dov'è? Non è nella cuccia. Lasciati tutto alle spalle. Che avremmo perso ogni cosa. Ma non questo. Vuoi tornare nomade? Sì, credo di sì. Forza, Jack. Dentro, andiamo. Se è viva, la troverai. Nick, sei pronto? Oh, eccoci qua. Sì, incontra Mike al lato. Non farmi aspettare. Sto a 36 metri, sì, guarda. Certo, se ti affacci... Anzi, io sto già qua e non te vedo. Quindi non fammi aspettare, ce lo dice la sorda. Ehi. Ho sentito che Mike ti porta al passo. Già. Credi davvero sia viva? Sono morte miliardi di persone e lei ce l'ha fatta. Noi ce l'abbiamo fatta, no? Se mi arrendo ora, se non... Giustamente quella... Provo a cercarla. Cazzo, finirò per diventare come... Come noi, giusto? Come Iron Mike, come Boozer? Come Iron Mouse. Come ci chiami tu, accampati, eh? Ma ci è rimasta male che non gli ha calato l'asso. Ora vai. Trova la tua donna. Lei dice vai, vai. Ti dia al cazzo. Sai dove sono. Detto qualcosa? No, ho fatto una boccaccia. Ecco, sai cosa penso, Deacon? Penso che tu abbia paura di restare qui. Hai paura di essere parte di qualcosa. Noi abbiamo bisogno di te e il solo pensiero ti terrorizza. Noi. Noi. Mi dispiace. Sì, anche a me. Bene, bene. Cominciamo con... Sei pronto? Tanto ho fatto buio da botto. Sì. No, non mi far aspettare. E siamo qui da quando c'è la luce del sole e questo è arrivato col buio. Cioè, guardate che roba. Ispezione cari attrezzi per recuperare taniche di qualcosa. Siamo... Falsa partenza, guarda come ti ho sfilato. Forza. Guarda. Mannaggia a te. Ok, ti seguo. Che fa? Rallenta. Senta, però andiamo con un certo passo, perché noi dobbiamo stare qua tutta la serata. Bam, speranamento. Mamma mia. Facciamo le acrobazie in coordinato. E lo sorpassa nel dritto! Dai al traguardo per primo! Guarda, dai! Sarò la mai tratto in inganno! Una volta ho portato Jack a pescare, prima sai! Chi cazzo è sto Jack? Non ci credo! Ha preso un pesce, ma non sapeva che cosa farsene! Tipico di Jack. Mandava avanti una banda niente male. Certo, voi ragazzi vi siete dati da fare, ma non avete mai ucciso nessuno. Non a sangue freddo. Non è omicidio se non spari per me. Signor Mike, che dobbiamo fare? Andare un pochino più veloce. Sai quanti turisti passavano da qui ogni estate?
Ma l'hai già detto, una caterva. Migliaia, era impossibile tenere il conto. La superstrada si riempiva di SUV e camper con donne ustionate dal sole, mucciosi saputelli e uomini che trangugiavano birra. Era un arcobaleno di infradito, camicie hawaiane e cappelli di paglia. Mamma mia, aspettavo. Arrivavano per tutta l'estate, come un esercito di formiche colorate da Los Angeles a Farewell a qui, senza sosta. Come tedeschi alle mie regioni. Fortuna che non sono mai venuto in quel periodo dell'anno. Ah, ma questo non era... No, aspetta, no. Stavo scherzando. Aia, aia, non c'entriamo in due. Occhio. È un po' strettino qua, signor... Che faccia, la famo? Guarda, adesso è incoglionito. Ci servirebbe una mano. Non ho altra scelta, Mike. Già, tanto meglio. Vieni, seguimi. L'altro giorno faceva Speedy Gonzales, sì. Questo, mo. Sembra più Andrea Iannone. Sul dritto va meglio. Dea? Sì, credo di sì. Oppela, oppela. Aia. Aia. Cazzo, mi fai i freni davanti? Non è proprio uguale a Rimini, però. Madonna, quasi slitta. Anzate. Uppele. Che figata sta zona. Figata anche il sound, mamma mia. Ci siamo. Ma che cazzo, l'ho perso un attimo. Occhio. Oh, montiamo ecco le catene. Qui. Segui sempre il sentiero. Scendi lungo il crinale fino alla valle di Diamond Lake. E buona fortuna. Spero che tua moglie sia ancora viva come dici. Lo è di certo. Sì, può darsi. Ma chiediti questo, Deacon. Ti crede nessuno. Avrebbe importanza se tutti gli altri morissero? Avanti. Che responsabilità. Comunque non abbiamo un granello di neve addosso. Guida fino alla vetta. Quindi in salita, immagino. Beh, la benzina non c'è. C'è pure un sound. Niente male, quindi... Seguo un po' la strada. Sembra un po' un viaggio alla Death Stranding. No, no. È bloccata la moto. No, 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 no. Taglia di gas. Madonna, non cammina proprio sulla neve. Madonna, non mi conviene tagliare perché non cammina la moto. Life's for the living, I won't be giving up on you, on you. E bam. Ah, siamo arrivati. Eccoci qua. Ah, è 30 volte più lunghi della storia. Arrivati proprio sul ritornello. Even though I know you tell me to,
se sei qui, ti troverò. La vedo dura, qua ci spaccheranno il culo. Maybe ho sopravvissuto. Mayday! Mayday! Capitano Curi, mi sente? Rispondete! Mayday! Niente da fare. Maledizione, riprova! Ma è qualcuno che deve uscire? Che diavolo? Indaga sui spari. Non so se devo andare 4-4 oppure liscio liscio. Aspetta che io... Tanto per se prendo sto 4-4. Maledizione. Un idrofobo. Cos'è? Aia! Dove cazzo mi sono incastrato, testa di merda? Aia! Aiuto! No, 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 no! Che cazzo c'era le tope tante? Corri, 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 corri! No, ma non è vero, ho saltato! Ma... Cazzarola! Ma non mi date una mano? Corri! Oh, ma guarda come corre sto stronzo di merda! Ci sei quasi cosa? Tua sorella ci sei quasi, ma insisti, insisti, tua mamma insisti. Merda, sono quasi a secco. Oppela. Oppela, mamma mia. Ma insisti cosa? Ma che mi fai il tifo? Ma tiragli una qualche cosa. Ci sei quasi. E se non c'ero quasi che facevi? Scappavi, pezzo di merda. Anche come dà una mano. Ah, stavano pure in due. Gesù, non so come avremmo fatto senza di te. Sì, grazie. Okay, va bene, è morto. È tutto nostro. L'eroe del giorno. Ma ci avete pure un sacco di munizioni. Russell. Ma il soldato Mullins. Rick. Ciao, Rick. Sono Deacon St. John. Hai detto soldato? Sì. Sì, signore. Della contea di Deschutes. Non sei di queste parti. Hai attraversato il passo? No, diciamo che sto vagando alla cieca. Vengo dalle saline a est di Silver Lake. Che accidenti ci fai qui? Hai superato la 97. Wow, vacci piano. Cosa? Ti ha appena salvato la vita, no? Il colonnello ha chiesto di interrogare chiunque entri nel territorio, da tutte... Ho capito, ma datti una calmata. Lasciamo decidere al capitano, ok? Ok. C'ho una balestra in più, eh? Vieni con noi. Bel dardo, pronto. Avrai una branda e un piatto di sbobba. Sì, buona idea. Viva la sbobba. Flores, non possiamo lasciarlo. Tu aspetta qui, torno col carburante. No! Ascolta, resta qui. Usa le sue munizioni. Andrà bene. Ok? Vediamo, questo non lo troviamo più. Ciao caro, addio. Andiamo. Ti vengo dietro. Guarda che non... Non è una frase poco ambigua, anzi. È piuttosto ambigua. Stammi dietro, intesi? I predoni ci hanno causato parecchie grane nelle ultime settimane. Ma stammi dietro, con chi stai parlando che... Te sorpasso, okay, tempo record. Meno male che ho ricaricato allora, le frecce. Questa milizia di Deschutes... Senti, a me importa solo del rancio. Vogliono il saluto e sì signore? Io saluto e dico sì signore. Quanti siete? Qui al campo, almeno un centinaio. È difficile tenere il conto, ma il quartier generale sono molti di più. Ah sì, ci sono donne?
Beh, se cerchi compagnia, caschi male. Il colonnello ha proibito a tutti di fraternizzare. Esatto, quello. Ma se fai il tuo e segui gli ordini, nessuno ti rompe le palle. Donne o uomini, per il colonnello è lo stesso. Io non... Senti, sto solo cercando un gruppo con cui viaggiavo l'anno scorso. E tra loro c'era anche una donna. A quanto ne so, sono passati da Silver Lake, da un campo profughi della Nero. Silver Lake? Non credo proprio. I furiosi l'hanno invasa molto prima. Sì, è vero. Ormai è facile perdere la cognizione del tempo. Comunque, quindi proprio un'altra della mappa questa, scusatemi. Eh sì. Una zona nuova. Ma è tra tutta mappa questa. Non hai reclutato nessuno tra i superstiti del campo profughi, intendo. Può darsi, è un esercito enorme, te l'ho detto. Chiedi al capitano, lui viene dalle saline se non sbaglio. Forse sa qualcosa. Capitano? Sì, Curi, comanda l'avamposto di Diamond Lake. Ci siamo quasi. Guarda che roba. Sono il caporale Russell, aprite! Entro prima io, ho vinto. Mamma mia. All'ultima curva, staccatona. Mamma mia. Rapporto. Capitano, era quasi nostro, sul serio. La sua moto era ancora calda. Però l'avete perso. No, signore. Cioè, sì, l'abbiamo perso. Ma abbiamo incontrato un idrofobo. Mullins e Flores? Flores è morto, signore. Mullins è ancora con lui. È tutto, caporale. Vada, Mullins. Mi servirà del carburante. Sì, signor, sì. Senza l'aiuto di quest'uomo saremmo tutti morti, signore. Gli ho promesso un pasto caldo e un rifugio per questa notte. Caporale, ti voglio fuori dai piedi. Bravo. Così si comanda. Bravissimo. Poche parole. Aspetta bene. Tempismo giusto. Tu saresti? Mi chiamo Deacon St. John. Io sono Curi. Derrick Curi. Tutto bene? Sì, io... Bellino l'anello, eh? Sono in viaggio da troppo tempo. Ho sentito che cercate nuove reclute. Sei interessato? Vorrei fermarmi per un po', trovare un riparo. Sì, mi interessa. Vieni. Attenzione, qui la cosa... A un certo punto ha detto... Sceneggiatore mi ha detto BAM! Dimmi, quanto hai vissuto? Cambiamo tutto. Saprei, nell'incubo si perde la cognizione del tempo. E dove trovavi scorte e munizioni? Lavoravo per un paio di campi, come cacciatore di taglie soprattutto. O uomo? Entrambi. Ero famoso per il mio... Ah, c'è pure il meccanico. Beh, quali campi? Dove sono? Oltre la valle di Farewell, ma non conta più. I furiosi li hanno spazzati via. Russell ha detto che eri a Silver Lake quando è caduta. Sì, una bella pioggia di merda, credimi. Sopravvissuti. Ma possiamo parlare un po' più vis-à-vis, no? Cioè, nel senso... Un po' più vicini. Anche qui appassionati di moto? Ok. Onesto. Tieni. Prendi questo. Sono crediti della milizia. Per aver aiutato i miei. Da usare negli spacci del campo. Okay. Ma fanno tutti le pressioni in questo campo. Stai pronto. Stiamo per partire in missione. Che genere di missione? Te la cavi a cercare tracce? Sì, devi dire. Beh, te l'ha appena detto. Ma che fammi? Controlla l'armamentario, me lo vuole rubare. Qui non è vita da randaggi. Si combatte una guerra. Sei all'altezza? Non sapete far di meglio. Posso arruolarti, ma è il colonnello a renderlo ufficiale. Se rimani, che dai una mano. Ah, lui è il capitano, c'è il colonnello, ok. Beh, vabbè, a posto. Fammi spendere questi crediti che mi compro un bello panetto di sbob. Dio santo, quello stronzo al mio anello. L'ha preso a Sara e magari di nascosto perché lei non gliel'avrebbe mai dato. Ma questo significa che sarei qui. Magari se la intende, no? Magari no, sarebbe troppo banale. E allora io posso camminare un po' più velocino? Non sembra della milizia. Ehi, ciao. Ciao, non caro. Non ti ho mai visto in giro.
Lucas Monroe. Sì, è vero. Ah, sono non da posso poco. Mettere niente. Non posso mettere niente. Allora, da pure un'occhiata. Posso ah, serbatoio, sì. Se hai i crediti da spendere. Ok, grazie. Serbatoio Death Stranding. Fantastico. Tra l'altro, sì, secondo me è meglio attendere il livello 2. Qua si sbloccano tutte le cose. Si sbloccano un sacco di belle cosine. Riduzione danni in acqua e resistenza. E dai, pigliamo. Ok, non mi importa, qua c'è qualcosa che non mi interessa. Bello questo. Questo poi lo prendo. Ah, questo ce li ho metallizzati. Ma facciamoci una bella moto rossa. Facciamo così, va. Ok, ottima scelta, devo dire. Ma andiamo sul classico. Okay. Ciao caro. Trovo un randaggio a cui rivolgere domande. Aspetta, invece il livello di armi. Allora, qua c'è la cucina. Posso lasciarti qualcosa? Bravo. Ti vendo tutto. Ah, livello 1, ok. Sì, sergente! Meccanico. Sei nuovo? Io sono Ava Bergstrom, ma gli amici mi chiamano Berghi. Dico St. John, sì, sono arrivato da poco. Bene, dico no, St. John. Fai il tuo lavoro e vedrai che andremo d'accordo. Va bene? Ok, a posto. Sì, signora. A dopo. Posso farmi un po' di bende, che non ne ho manco una. Posto. Invece per bomba tubo e molotov non posso fare niente, ok. Ciao caro. Dica. Hey. Che abbigliamento. No, infatti, sono Wade Taylor, ma chiamami Wade. Deacon St. John. Stai scherzando? Deacon St. John, il tuo vecchio era un prete o cosa? No. Beh, un nome coi controcazzi. Ok. Hai visto, amico? Questo posto è un vero sballo. Ho visto. È forte questo. Allora, vuoi arruolarti e entrare nell'esercito? Ah, un viso molto romano. Può darsi, ascolta. Sembri appena arrivato dall'incubo, non è vero? Sì, ero lì fino a ieri. E non vedo l'ora di vedere il colonnello chi per me. Ero in viaggio con altre persone, ma ci siamo separati. Tu hai mai visto questa donna? No, bello, ma non è affatto male. Me la farei volentieri. ora devo andare. Vogliono controllare i suoi pidocchi e cose così. In bocca al lupo, Deacon St. John. Ragazzi, che nome. Ma la voce di Ted Mosby. Di testa. Si ricorderebbe di Sara neanche se l'avesse preso a sberle. Ciao, caro. Espressione del campo della milizia di Demon Lake. Sei qui, da qualche parte. Aspetta, fammi dare un'occhiata. No, qui. Carini i disegni. Dio, per fortuna io e Sara non abbiamo avuto figli. Perderli deve essere. Vabbè, abbiamo capito, eh. Abbiamo questa. L'infermeria. Beh, con gli studi che ha fatto, dove altro potrebbe essere? Ti senti meglio? Diavolo, non è neanche qui. C'è qualcosa da recuperare qui? Sembrerebbe di no. Qui sono tutti. Allora, le moto non le posso prendere. Allora deve essere questa. Sara? Sì, qua, Sara, sta sei qua. Qui? Merda, non c'è. Affanculo, qui non c'è, non la trovo. Beh, in fondo non poteva essere così semplice, no? Oh, bravissimo. Mi ha detto qualcosa di intelligente. Sei su questo canale? Russell dice che hai una radio. Sì, ti sento. Vieni al cancello. Arrivo. Cancello. Dove sta il cancello? Ah, ci stavo già sul cancello.
Stiamo per partire. Tu ci sei? Pronto, quando vuoi. Ci hai lavorato molto? Sì, ma insomma. Non mi sembra tanto lontano dal punto di partenza. Aprite! Open the gate! Questa era una missione piuttosto lunga. Occhio, 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 stai dietro, fai vedere che sei forte. Ah, sì, sì, è da capo. Se vuoi entrare nella milizia devi dimostrarlo, ok? Prova a starmi dietro, senti. Vai, prova a starmi dietro, però mi bloccano la velocità per farlo andare più veloce, eh. Cos'è successo lì? Si direbbe un incendio, eppure i tronconi sono anneriti, quindi qualcuno ha tagliato gli alberi e poi li ha bruciati. Hai buon occhio. Noi la chiamiamo la zona morta. Usiamo il legno per costruire le barricate, poi bruciamo tutto. Così è più semplice avvistare le orde dall'avamposto. E poi? Volete demolire anche tutti gli edifici per distruggere i nidi di arranti e larve? Sì, furiosi, eh? L'ho detto, sono stato nell'incubo per me! Allora, qual è il vostro piano? La milizia vuole radere al suolo tutto quanto? Siamo in guerra, signor, e faremo di tutto per vincerla. In guerra? Perché? Non ti sembra una guerra? Hai vissuto lì? Hai visto le onde? Beh, per fermarle serve un esercito. Il nostro esercito. Servirà molto più di un esercito. Beh, abbiamo un piano. Il colonnello ha deciso. Oh, cazzo va. Sto cercando qualcuno. No, non esattamente. Insomma, mesi fa viaggiavo con altre persone. Ho pensato che forse erano finite lì. Ah, credevo stessi cercando qualcuno. Per Natale, credo. No, no. Ho inseguito uomini per chilometri. Cosa aspetta la cosa? Vai così lontano. Ne vale la pena. Mamma mia, prendi tutta la scia. E va di sorpasso. Attenzione a niente. Ci siamo. È arrivato prima lui. Per le 8:30. Caporale, il capitano è qui. Abbiamo finito. Ricordati la lapide. Sì, signore. No, ma non sarà eccessiva sta cosa. Voi Diamond Lake e prendete Taylor, giusto? Signor, sì. Dal colonnello, 1800. Signore? È l'ora in gergo militare, dovresti saperlo ormai. Sì, signore. Ora fuori dai piedi. Signor, sì. Trovato niente? Quando è che Vasquez si è presentato al campo? Un paio di settimane fa. Non ha perso tempo. Che diavolo? Avete problemi con i rifornimenti? Vi hanno attaccato i predoni? Già. Ok, allora è meglio proseguire a piedi. A piedi? Perché? Vasquez è venuto qui per un motivo. Non posso rintracciarlo in moto. Ok. Certo che gli danno una certa fiducia. Che facciamo? Nelle relazioni. Medicato, quindi non ci sono impronte da seguire. Però poi non gli vogliono vendere proprio niente, perché non c'è abbastanza fiducia. Ok, ti seguo. Ispezione il capannino. Ah, io so che ci sono cose da recuperare. Innanzitutto, allora, prima di cercare... Allora, c'è un oggetto di missione. Giocattolo per cani, ok. Aspetta, prima di prendere la cosa là... Ok... Sperare qualche altra cosa, ma ok. Vediamo un po'. Hai detto che ha rubato razioni e proiettili? Sì. Una razione, ed è a metà. A quanto pare i tuoi uomini l'hanno colto di sorpresa. La sua moto è ancora lì, quindi deve essere uscito da dietro. Ehi, guarda qui. Cosa hai trovato? Un taglio nella rete. Ah, ok, non... Certo, l'iconcina piccolina, piccolina, niente, bianca, in mezzo alla neve. Recente, quindi. Cioè, esatto, scusatemi, vieni, eh. Andiamo. Potrebbe sfuggire anche qualche cosa. Qua seguiamo i pallini, perché insomma ci stanno i pallini. E qua invece... Ehi, aspetta un secondo.
Un attimo, guarda. Guarda qua. Già, siamo fortunati. Che è una cagata. Di qua. Aspetta un attimo. Eccolo qua. Ho fatto qualcosa? Sì, dei bossoli. Sembrano recenti. Si è fermato a sparare a qualcosa. Vieni, di qua. Oh, oh, oh. Fermo, aspetta. È infetto? Non direi. Vieni, voglio dare un'occhiata a quella carcassa di cervo. Centro. Attento, altri lupi. Ho visto. No. Ok. Era l'ultimo, credo. Posso recuperare la carne? Ottimo lavoro. Però ma dare una mano, io sto qua senza niente. Fa sprecato. No, fammi riprendere i dardi. È importante arrivare a livello 2 di prepotenza con questi subito, così mi fotto tutto il reparto moto. Gaffa, guarda. Servono munizioni. Carica. Che quindi okay. Ho 4 colpi in totale. Diamo un'occhiata alla carcassa. E non ne posso fare altri perché non ho rottami. Il tuo uomo non si accontentava delle razioni. Un colpo preciso dritto in testa. I lupi hanno sentito lo sparo e hanno preferito il cervo a Vasquez. Sì, il resto del branco è arrivato da quella parte, da est. Dici che hanno inseguito Vasquez lasciandone uno a guardia della carcassa? Penso di sì. Avanti, vediamo se hai ragione. Possiamo andare un po' più. Ci sono molti lupi da queste parti, non infetti, intendo. Un po' più spediti. Sì, ne avvistano di continuo. Questo, ma piglio. Quando ero piccolo, un po' di anni fa, non c'erano lupi in Oregon. Qualche coyote, forse. Niente lupi. Allevatori, contadini e boscaioli li avevano portati all'estinzione. Che sono sempre a distanza anti-Covid quando parlano questi. Cazzo è. Avanti, possiamo correre un attimino? Siamo tutti stanchi? E niente. Una passeggiatina. Sta divertendo? Fermo, fermo, aspetta. Che cosa c'è? Uno zaino. Non lo vedi? È uno dei nostri. Forse l'avevano quasi raggiunto. E lui si è sfilato lo zaino per scappare. No, per guadagnare tempo. È atterrato sul culo, ha cercato di rialzarsi, ma il lupo l'ha attaccato e Vasquez ha aperto il fuoco. 2 colpi. L'hai capito dalle tracce? Sì. Oh, ce la facciamo? Intraccia il disertore della milizia. Giù, uno sciame. Una fossa comune della nera. Non è segnata sulla mappa. Hanno disseminate per tutta la regione. Sì, e questo spiega perché Vasquez è passato di qui. Merda! Capitano Kirk. Sì, ho capito, un attimino. A dire il vero, ne ho piene le palle di nascondermi da questi stronzi. Hai affrontato un sciame? Sì, è capitato. L'importante è non fermarsi mai. Se vuoi entrare nella milizia, concentrati sulla missione. Non siamo qui per combattere i furiosi. Bravo. Uscire nell'incubo, uccidere i furiosi. L'una prevede l'altra, no? No, che sta... Posa col fucile. D'accordo. Dobbiamo allontanarci dalle fosse. Quei bastardi escono con il freddo. Sentono il tanfo dei cadaveri lontano un miglio. Il nostro piano prevede di trovare le fosse, di sotterrare i corpi e bruciarli insieme a tutto il resto. Sì, tanti auguri. Ne ho viste a centinaia. E solo in questa regione. Un motivo in più per cominciare. Ok, e adesso? Proseguiamo verso est. Ehi, c'è una strada qui. Aspetta un attimo. Aspetta che qua. Vabbè. Un po' lunghetta qua la storia, eh. Che ne pensi? Guarda, mo te lo trancio col dito. Non che io sappia. Allora deve essere morto. Oppure ha un sacco di amici. Le sue tracce sono coperte da segni di moto. Parecchie moto. Ok. Vediamo dove vanno. Non mi toccare con quella mano. Hai detto che il freddo richiama i furiosi? Sì, esatto. Freddo, neve, pioggia, cazzo.
Aspetta, sei davvero un esperto di curiosi. Al comando troverai molte persone che vogliono parlare con te. Persone? Ti dirà tutto il colonnello, se sarei ammesso. Sì, certo. Scusatemi, dove cazzo devo andare? Te l'hai già messo in chiaro. Non è facile gestire un esercito così, non illuderti. Vabbè, seguo la scia. Non mi fa un cazzo di essere ammesso. Eccolo qua. Altro puntino. Seguo ancora questa. Questa è la scia che devo seguire, sembra di sì. Ehi, aspetta, hai sentito? Sì, vengono dal campo dei taglialegna. È sulla mappa? Sì. Quindi anche Vasquez poteva rintracciarlo. Andiamo. Se Vasquez è lì, come ci muoviamo? Raggiungi la segreteria abbandonata senza essere rilevato. Abbiamo visto le tracce. Sì, qual è la pena per i disertori? Morte per impiccagione. Ovvero? Ah, Vasquez non si consegnerà mai senza combattere. Ma da chi non mi devo fare rilevare? Non mi sembra ci sia nessuno. Ah, ok. Sì. Sì. Perché al lavoro. Al lavoro, al tirocinio. Or dunque. Vedi il nostro uomo? Sì, è lui. Beh, lui direi che un controllo sulle vostre reclute non guasterebbe. Sembra quasi che sia di casa. Meglio aspettare. Chiedo rinforzi di Aran. Beh, ha parlato qua il veterano. Oh, questa è una tigre, ragazzi! Chi l'avrebbe detto? Oh, questo è tutto da vedere. Ah, in che senso? Oh, cazzo. Ho un problemino con gli stronzi che torturano donne indifese. Ti ho dato un ordine. Un ordine? Vedi forse una fascia rossa al mio braccio? Ecco, io non prendo ancora ordini da te. Ha ragione. Però facendo così non li prenderei mai. Quindi libera il campo da tutti gli stronzi di qua. Ok, è andato. Ma che cazzo fai? Attenzione, attenzione. Aia. Non mi piacciono chi se la prende con le donne. Spatanghe! Ci ha lanciato una coltellata da panico. Cos'è? No, non ero io, non ero io. Davanti a te. Visti? Merda! È morta! Stavo per dire. Ah, cazzo, c'è un cecchino di merda. Quello che si è allarmato, sembra di sì. Ma di qua non si esce? No. Se John arrivano. Ma arrivano dove? Visti, grazie. Scusami, ma no, di qua non si va da nessuna parte. Vabbè, io quasi, se non ci fosse il cecchino, andrei di razzia totale. Il capanno è chiuso. Hai detto che volevi diventare dei nostri. Resta dietro di me e coprimi se dovesse mettersi male. Ti spiego come funziona.
credo che questo me lo eliminerei così. Sembra uno sparo in meno. Niente hai visto, niente hai visto. Devo trovare quello col cecchinazzo. Occhio che quello si sta dando da fare. Dove ne mancano ancora 8? Dov'è il cecchinazzo? L'ho visto scecchinare. Ah, è pure allertato il cecchino. Zitto, 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 zitto. Allora, se faccio il giro delle case, dovrei poter riuscire a... Aspetta un attimo, perché facciamo una cosa del genere. Perché se no non ce ne usciamo più. Vieni qua avanti. Una cosa veloce, perché devo uccidere subito il cecchinazzo. Ma è lì il sasso, eh? Ma che cazzo fai? Ma testa di merda! Ma non è vero che sta dove mi nascondo. Madonna, al volo. Ma è nemico lui, no? No, no, è amico. Forza, prendiamo! Non fermate! Dove cazzo sono? Guarda, sto facendo una cosa stealth fatta bene! Dove cazzo è l'altro? Ah, qua davanti sta. Oh, oh! Devo ricaricare! Mi ha sparato! Oh, oh! È viva! Bravissimo! Ciao! Credo di sì! Bel lavoro! Forza, andiamo dal tuo uomo. Vasquez non è dei miei. Non più! Okay. Scusami, mi sono un attimo... Resta di guardia nel caso ci fosse ancora qualcuno. Ce la fai da solo? Non vorrei essere in lui. La porta è bloccata. Puttana del cazzo, non farmi... Avanti, provaci, coglione! Non si apre. Ma che stanno facendo? Eccolo qua. Posso entrare da qui? Ma è un tentativo di seduzione o di strangolamento? Aia. Credo che sia stato un tentativo di seduzione. No, 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 fermo, aspetta, sono solo qui per aiutarti. Non mi serve il tuo cazzo d'aiuto. C'ha pure ragione. Ok, allora mi sposto. Stai lontano da me. Pensa che eravamo qui per salvare questa. E secondo te me ne frega qualcosa? Ok. Siamo un attimo. Ok. Capitano Kirk. Chi era quella? La classica damigella in pericolo.
Vasquez. Morto. Molto morto. Capitano Curi, mi riceve? Andiamo un po' più spediti. Siamo qui, risaliamo la strada fino al cancello. Restate in posizione, stiamo arrivando. Com'è andata con... Sono stati neutralizzati. Restate in posizione. Passo e chiudo. Andiamo. Abbiamo portato le vostre moto per evitarvi altra strada. Puoi andare. Come sono andato? Sono promosso? Promosso? Beh, mi hai osservato tutto il giorno. Ho pensato fosse cosa? Una specie di prova? No, niente di premeditato. Come puoi vedere, le potenziali reclute sono carenti. Già. Ma tu sei promosso. Olè, bravo, grande, mitico, number one. Certo, a confronto di questi sembriamo colato. Pronto per il colonnello? Ma sì, certo. Del pollo croccante? Sì, perché no. Allora, St. John, dov'eri in servizio prima di questo inferno? Beh, ne conosci le razioni militari, servirebbero... andare in ricognizione. Usi tattiche di copertura e avanzamento. Allora, dov'eri arruolato? Marines, esercito. È solo che cerco di parlarne il meno possibile. Nei primi mesi dopo l'epidemia, gli ex militari non riscuotevano troppe simpatie. Io ero nell'esercito, decima di montagna. Mi sono fatto un giretto dell'Afghanistan. Tu invece? La carriera militare ti lascia un'impronta, un contegno. Non è il caso dei tuoi soldati, ma tu sì. L'ho detto e lo ripeto, hai buon occhio. Ero nell'aeronautica, diciamo nel sacco. Scusi, ma non ci sono basi di lancio in Oregon. Tu ci credo o no, ero in vacanza e mi è andato di culo. Ricevevo rapporti via satellite da tutto il paese. Credi che qui sia stato un inferno? Le città a est del Mississippi sono cadute in due giorni. Scusi, appoggio un attimo la moto. Madonna, non si è presa male. Boh, missione. Le ultime missioni sono state molto lunghe. Molto lunghe. Sia un segno di chiusura. Conosci questa zona? Sì, sono cresciuto in una cittadina a nord di qui. Farewell, ti dice niente? No, ma sembra perfetto per viverci la fine del mondo. Non hai torto. Forse sei già stato qui. Sì, ci sono stato. Qualche estate fa, io e la mia signora, mia moglie, siamo venuti in luna di miele. Hai una foto? No. Di tua moglie, dico. No. Si chiamava Carrie. Siamo stati sposati per... comunque, sembra una vita fa. Ma perché non lo picchiamo? Ci facciamo dire da dove cazzo ha preso l'anello? Vogliamo essere proprio più intelligenti? Vogliamo giocarcela bene? E giochiamocela bene. Avanti. La famo? E niente. Allora, speriamo che manca veramente poco sto finale, perché vabbè, qua ho cominciato a rimuginare qua. Sai, ho come l'impressione che sia vietato entrare. Come? No, quel cartello non ci riguarda. Perché non sappiamo leggere? Perché noi non rispettiamo la legge. Parla per te. Dopo di lei. Va bene. Sai, coinvolgermi nelle tue cospirazioni è piuttosto inurbano. Piuttosto cosa? Beh, significa... Ok,
non imparo. Bello sto filo spinato, fatto bene, cosa è giusta. Quindi mo dobbiamo passeggiare molto. 2 ore. Oddio, avresti dovuto vedere la tua faccia. Era buffa, parlare scommetto. Ogni 2 metri, poi una cazzina, una foto, parlare 2 metri, un'altra cazzina. Eccetera. Una volta è una buona notizia. No, andiamo, non ricominciare. No, te lo sei detto da solo. L'hai fatto. Che bello questo posticino, che bello. Perché è vietato qui e lì no? Lì no? Lì no? C'è qualcosa di pericoloso qui. Di malvagio. E allora, dove andiamo? Pensa solo a camminare, vedrai. Non è lontano. Perché non si cammina vicini, visto che insomma è una passeggiata romantica? Niente, si camminano uno dietro l'altro. Cosa direbbe mia madre se sapesse che sono uscita a mezzanotte nel mezzo del nulla con un motociclista fuori legge? Mezzanotte? So, forse portati una felpina? Divertente. Ma te la saresti cercata, perché non dovevi parlare cazzo, di noi ai tuoi. Cazzo, farò da stadio stalone. No, dai, dico, l'ho detto secoli fa e sai cosa intendevo. Senti, non ti sto giudicando, è solo che io non l'ho detto a mio padre. Ma perché tuo padre è morto? Sì, c'è questo dettaglio. Dicono, ma andremo a guidare noi, cioè, insomma. Il punto è, l'hai detto a qualcuno della banda? Che ti vedi con una tranquilla ragazza di Seattle e non con un'oca del Night in cui vi siete murati vivi? No, aspetta, precisiamo. Primo, non ci siamo murati vivi in un Night. Abbiamo l'abbonamento a vita, certo, ma possiamo uscire quando vogliamo. Secondo, se l'ho detto agli altri, non posso negarlo. No, davvero? Beh, sì, ma non credere. Secondo loro i tuoi dottorati sono estremamente eccitanti. Sì, ci scommetto. Sai che a quest'ora sono a letto da un pezzo, vero? Ah, lo so. Dai, domani devo alzarmi presto, davvero. Sì? Beh, e come va al lavoro? Insomma, possiamo fare un po' più in fretta? Niente di che. C'è un progetto in ballo e aspettiamo i manager da New York per fare il punto sui progressi. Ma i responsabili hanno allestito un nuovo laboratorio senza neanche darmi le specifiche. Meno male che non volevi parlarne. Scusa, è solo che... No, te l'ho detto. Beh, era tutto molto chiaro, non è che ha detto qualcosa di... Via da qui, Matti. Già, nessun problema. Signorina, non smettiamo di saltellare, andiamo dritti al punto? Ehi, è una piantagione di Maria. È questo che volevi farmi vedere? Una cosa? Beh, queste sono piante di marijuana e quello è un sistema di irrigazione, quindi questa è una piantagione. Ah, sì, ma guarda, una piantagione. Mi hai trascinato in mezzo al nulla, nel cuore della notte, per farmi vedere le coltivazioni illegali della tua banda. Ah, sì, mi hai scoperto. Speravo in un consiglio per aumentare la produzione, sai. Mi sono detto, diamo un senso a quei dottorati. Diavolo, Deacon, ma che... Ok, ora ho capito, non siamo ancora arrivati, vero? No, certo che no. Dai, segui il sentiero, manca poco. E quindi non prendiamo nulla? Vabbè. Hai ragione. Mi dai fiducia, eppure non imparo mai, vero? Già. Beh, è molto luminoso per essere mezzanotte, Cioè... Oddio. Addirittura? Guarda che luna, è meravigliosa. Non ti fermare. Cioè, sembra di stare... Ti sei mai chiesto come sarebbe... Ma è 4:30 di pomeriggio, in inverno. Colpo ovunque, c'è l'estate. Potessero vedere il mondo proprio così. Cioè, così come? Buio, scuro e deprimente? No, intendo la luna, i fiori, le lucciole... Ho capito, stavi scherzando un'altra volta. Non prendi mai niente sul serio? No, io prendo tutto sul serio. Come no? Davvero? Invece no. Come quando ti ho proposto di portare le mie cose a casa tua e hai fatto finta che scherzassi. No, ti sbagli. Ho fatto finta di non aver sentito, è diverso. Avresti dovuto vedere la tua faccia.